Un impegno, quello portato avanti da Lega Ambiente in questi anni, non solo per denunciare le emergenze del Paese, ma anche per proporre soluzioni e rilanciare la sfida della green e blue economy, del turismo sostenibile e dello sviluppo economico. Proprio in quest'ottica, questa mattina, all'arrivo di Goletta Verde a Marina di Camerota, è stato presentato il manifesto della sostenibilità, buone pratiche per lo sviluppo del Mezzogiorno, con la presenza dei sindaci del Sud, premiati con le 5 vele della Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano. Sarà anche firmato il manifesto sull'autoproduzione da fonti rinnovabili, con il quale Legambiente chiede di scegliere la strada dell'innovazione, eliminando tutte le barriere all'autoproduzione e alla vendita di energia da fonti rinnovabili, semplificando le procedure di approvazione dei progetti e aiutando le amministrazioni pubbliche a promuovere interventi che vanno nella direzione di territori al 100% rinnovabili. Il viaggio dell'imbarcazione di Legambiente continuerà in Campania domani ad Acciaroli e poi ad Ischia. Goletta Verde sta toccando anche quest'anno le coste di tutta Italia, dall'Adriatico allo Ionio, dal Tirreno al Mar Ligure, per un totale di 30 tappe, 2.000 miglia nautiche e 500 ore di navigazione, prelevando e analizzando oltre 200 campioni di acqua per dar seguito alle tante battaglie in difesa dell'ecosistema marino e del territorio che Legambiente porta avanti dal 1986, denunciando, informando, coinvolgendo i cittadini con l'auspicio di promuovere esempi positivi all'insegna della sostenibilità ambientale.